Ciao a tutti! Oggi prepareremo i cordon bleu. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono petto di pollo, uova, parmigiano, farina, sale, prosciutto cotto, sottilette e pangrattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo il parmigiano da parte. Senza lavare il boccale, aggiungiamo il pollo. Lo facciamo tritare per 30 secondi a velocità 4. Il pollo è perfettamente tritato. Aggiungiamo adesso il parmigiano, la farina, l'uovo e il sale. Ed amalgamiamo per 30 secondi a velocità 4. Trasferiamo il composto in un piano di lavoro e dividiamolo in 12 parti. Dopo aver diviso l'impasto, andiamo a formare i nostri cordon bleu. Bagniamoci le mani, schiacciamole e adesso mettiamo un po' di prosciutto cotto al centro. E la sottiletta. E chiudiamo con l'altro strato. Sigilliamo bene i bordi e continuiamo così per tutto il resto del cordon bleu. Adesso paniamo i cordon bleu. Bagniamoli prima nell'uovo. E poi nel pangrattato. E continuiamo così per tutto il resto dei cordon bleu. I cordon bleu sono pronti, possono essere cotti o in forno a 180 gradi per 15-20 minuti circa, o fritti in abbondante olio di semi, o congelati se il pollo che avete utilizzato è fresco. Cuociamo e andiamo a impiattare. Cordon bleu. Grazie e alla prossima ricetta.